Marcello! Come here! Hurry up! Questa mostra è in primo luogo un omaggio a Fellini nell'avvicinarsi del suo centenario che si celebrerà il 20 gennaio prossimo, ma soprattutto è un racconto attraverso molte immagini attraverso due suoi capolavori, La dolce vita e 8 e mezzo. Si chiamava Federico Fellini e lasciò la sua Rimini per andare a cambiare il cinema. A Roma portò con sé una valigia di personaggi immortali che hanno raccontato l'Italia alle platee del mondo con una lucidità poetica e visionaria. Per onorare il regista e l'artista poliedrico che il 20 gennaio 2020 avrebbe compiuto 100 anni, l'Ente regionale per il patrimonio culturale presenta la mostra Fellini, la dolce vita 8 e mezzo, fotografie di scena, dall'8 dicembre 2019 al 1 marzo 2020. Le fotografie che presentiamo, i manifesti, le citazioni di coloro che hanno accompagnato Fellini in questi due viaggi straordinari, permettono uno sguardo del tutto nuovo, perché appunto non semplicemente non si ripercorrono i film, ma si scoprono molti aspetti del tutto inediti sui due film. Quindi anche per coloro che conoscono bene le due opere è un'occasione per saperne di più e per coloro che non li hanno ancora visti per incuriosirsi. 120 fotografie di scena mettono in luce fino a che punto due tra i suoi film più celebri, La dolce vita e 8 e mezzo, abbiano contribuito ad affermare modelli di eleganza, di gusto e di stile così nuovi e affascinanti da influenzare un pubblico molto più ampio di quello delle pellicole stesse e attualissimi ancora oggi. Le foto sono le foto a colori di 8 e mezzo che mi sono state donate da Paolo Ronalda, che era il fotografo di scena del film, di cui sono diventato amico. Per 10 anni sono andato a trovarlo nella sua casa di Vassì quando lui si era ritirato, e rovistando tra le sue cose ho scoperto una scatola piena di scatti, compresi 260 diapositive a colori.